dall'alto noto adesso che il mio carnefice, dopo aver esploso quei 3 colpi, non è fuggito. È rimasto in piedi a fissare la mia fine, quasi commosso. C'è sempre autocompatimento negli assassini. Si fanno pena, vorrebbero la solidarietà del mondo. È il loro ultimo inganno. Niente era disfatto, non c'erano, come si dice in gergo, segni di colluttazione. Notai la netta divisione di quel grande ambiente. Pesanti tende alle finestre dovevano creare un buio quasi totale durante il giorno, come se chi soggiornava in quella stanza amasse l'oscurità. Pensai a quanto le tende rivelino della personalità di chi le sceglie. Cosa si tratta? L'alibi di qualcuno sta iniziando a vacillare. Chiunque abbia la carta della corda deve mostrarla. Di cos'altro si tratta? Dobbiamo affinare le nostre capacità investigative. Le pistole e i fucili sono sempre stati importanti nella mia vita. Quando ero bambino, ogni 2 novembre, festa dei morti, mio nonno mi regalava pistole e fucili ad aria compressa. Non ho mai avuto il tabù delle armi.
Le guardo, le carezzo, ma non le posseggo. Sono cresciuto con la convinzione di essere un pacifista pronto a sparare. La sua borsa. Cosa c'era nella sua borsa? Cosa porta in viaggio una modella? Non sapevo niente. Mi sembrava un'aliena che concentrava in sé tutta la bellezza e la grazia degli universi di Asimov. Immaginavo che una modella fosse distaccata dai fatti terreni, lontana come una stella filante portata via da una folata di vento. Non avevo capito niente. Posò la pistola sul tavolino, scomponendo con il calcio la primiera di 3-7 a suoi denari che pochi minuti prima gli era valsa la vittoria. Una partita bella, giocata sul filo dei punti,
molto combattuta. Alla fine, dopo aver incassato i complimenti, aveva sparato al suo avversario.